Checca da Amici 10 a Uomini e Donne, oggi Francesca Nicoli corteggia Mariano Catanzaro. A Uomini e Donne è spuntata una nuova corteggiatrice per il simpatico e amatissimo Mariano Catanzaro, ed è un volto tutt'altro che sconosciuto al pubblico di Maria De Filippi. Si tratta di Francesca Nicoli, per tutti Checca, che già in passato sbarcò alla corte della Queen Mary. Ai tempi aspirante cantante, partecipò alla 10ª edizione di Amici nel 2011. Checca arrivò terza nel Talente di Maria De Filippi. La stagione di Amici che portò la Nicoli alla luce della ribalta fu quella vinta da Virginio Simonelli nel canto e da Danny Lodi nel ballo, ma nota soprattutto perché lanciò Annalisa Scarone. Nella sezione canto, Francesca si piazzò invece terza e successivamente pubblicò l'album di esordio Checca. La sua carriera musicale, però, non è mai davvero decollata, almeno a livello nazionale. Oggi, la ex allieva proveniente da Leccese cerca una nuova strada per la notorietà, sempre con l'aiuto di Maria De Filippi. La Nicoli dopo Amici, il legame con Alessio Lapadula. Classe 1992, Checca è rimasta nella memoria degli spettatori soprattutto per il suo stile eccentrico, tra creste punk, bizzarrie e make-up coloratissimi. Sparita dai radar televisivi ormai da qualche anno, Francesca continua a esibirsi a livello locale. Ma sembra dedicarsi anche a tutt'altro. Stando al suo profilo Instagram, da tempo si occupa di nail art e ha cambiato look, oggi sfoggia un'affascinante sbarazzina a chioma riccia. Da notare, inoltre, una foto social risalente al settembre 2017, la vediamo assieme a un altro ex allievo di Amici, il ballerino Alessio Lapadula che gareggiò nell'edizione 15 del programma. Se si guarda con attenzione, si nota la stout cancelletto Love nel post, tra loro che è stata una relazione o si tratta di semplice amicizia? Corteggiatrice di Mariano Catanzaro. Al momento, comunque, Checca risulta single dato che, dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, la ritroviamo nel salotto di Uomini e Donne. Tra le ragazze sbarcate alla corte di Mariano ci sono diversi nomi noti, come Jessica Cermiglia e Karin Bonucci, ma pochi avrebbero immaginato di vedere la Nicoli. Si tratta della seconda ex protagonista di Amici che passa a UED quest'anno, dopo la tronista Sabrina Ghio, che ha lasciato il dating show dopo Mil No di Nicolò Ragnolo. Riuscirà Checca a fare breccia nel cuore di Mariano?.